Siamo alla sesta giornata di ritorno di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa l'Avis Burgentia, una partita difficile per entrambe le squadre, visto il terreno di gioco impraticabile, dove i giocatori hanno dovuto dar fondo a tutte le proprie forze per reggere 90 minuti, su un campo alquanto pesante, dovuto anche alle continue piogge. Il Pomarico si rende subito pericoloso durante la prima frazione di gioco. Infatti, il primo gol arriverà al 21esimo su calcio di punizione, dove Angelo Montano porterà in vantaggio il Pomarico. Al 28esimo minuto, il bomber Fabio Montano si sblocca dopo diverse giornate di digiuno, siglando la seconda rete. Al 31esimo il Brienza reagisce accorciando così le distanze, ma il primo tempo finirà con il risultato di 2-1 per il Pomarico. Nel secondo tempo il Pomarico gioca molto meglio rispetto al primo. Infatti, verrà concesso un calcio di rigore in favore del Pomarico, ma sfortunatamente il tiro di Angelo Montano finisce sulla traversa. Dopo circa 18 minuti sarà ancora Fabio Montano a siglare la terza rete. Al 43esimo del secondo tempo, Walter Schiavone segnerà la rete definitiva dei giochi. La partita poi finirà con il risultato di 4-1 per i pomaricani. Guardiamo ora le interviste. Sono insieme a Francesco Leo nell'Athletic Bungalow. Francesco, dici un po' come ha giocato oggi la squadra e come hanno giocato i tuoi compagni. Come hanno giocato bene? È stata una partita difficile per le condizioni del campo, però con lo spirito di squadra siamo riusciti a portare il risultato. Oggi abbiamo fatto una bella partita vincendo per 4-1. Una bella partita, diciamo, da parte di tutti, ma specialmente una bella partita, da parte tua. Oggi hai giocato 90 minuti esprimendo anche un buon calcio. Francesco, vuoi ringraziare qualcuno in particolare? Ringrazio tutta la società per avermi dato questa possibilità di giocare. Vabbè, ringraziando in particolare al mister perché mi ha fatto giocare una partita bambina. Siamo nell'Athletic Bungalow con uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo della partita contro l'Avis Burgentia, il portiere Michele Mancino, che è sempre pronto quando viene chiamato in causa. Come ti è sembrata la partita oggi, dal punto di vista, visto che il portiere comunque riesce a vedere tutte le azioni da gioco, cioè i ragazzi, come ti sono sembrati in campo? Ma non è secondo me una partita da giocare questa. Comunque i ragazzi hanno messo tutti l'impegno possibile e abbiamo portato a termine questo risultato positivo per noi, che ci mancava da molto tempo. Sì, cioè, chi ti è sembrato? Noi, diciamo, dirigenti abbiamo nominato a te, a Francesco Leo, oggi come migliore in campo. Tu hai fatto due ottime parate sul risultato ancora in bilico. Dei ragazzi in campo, diciamo, chi ti è sembrato più in palla, più con la forza, con la voglia di giocare, di vincere la partita, con questo finale fondamentale di stagione? No, è tutta la difesa, dove vedi di nuovo tutta la squadra che ci ha aiutato. Non c'è uno in particolare, c'è un amico, una qualcosa. Montano Angelo. Va bene, Michele. Senti, prima di prendere il gol, diciamo che sei stato vicino a superare il record di Sebastiano Rossi oggi. Comunque, vabbè, ci penserà Gigi Buffon alla prossima partita. Dice, vuoi fare una dedica per questa grande partita che hai fatto oggi? Superato io il record. Sì, d'accordo, però. Dico, vuoi dedicare questa partita a qualcuno in particolare, un amico, un compagno di squadra, un dirigente, un presidente, qualcuno, non lo so. A Camillo la terza. Vuoi dedicare questa vittoria a Camillo Laterza? Va bene, Michele, ti ringraziamo e speriamo di vederti Grazie. spesso in campo e grazie assai, Michele, della prestazione di tutti. Arrivederci, grazie mille.